Nel 2022 il numero totale dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi soggetti ad IRPEF per l'anno d'imposta 2021 è pari a circa 41,5 milioni, in leggero aumento rispetto all'anno precedente. L'imposta netta totale dichiarata è pari a 171 miliardi, in crescita del 7,4% rispetto al 2020. Un contribuente su quattro dichiara al fisco un reddito fino a 15.000 euro, mentre solo il 4% dei cittadini è sopra i 70.000 euro. In particolare, secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il reddito medio più elevato è quello da lavoro autonomo, pari a 60.520 euro, mentre il reddito medio dichiarato dai titolari di ditte individuali è pari a 24.130 euro. Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 21.500 euro, quello dei pensionati sfiora i 19.000 euro. I redditi da lavoro dipendente e da pensione rappresentano circa l'83% del reddito complessivo dichiarato. La Lombardia è al primo posto per reddito medio complessivo più elevato, seguita dalla provincia autonoma di Bolzano, mentre la Calabria è in coda nella graduatoria regionale. La Commissione Agricoltura dell'Europarlamento ha approvato all'unanimità un testo che introduce l'obbligo di indicare sull'etichetta di qualsiasi prodotto DOP e IGP il nome del produttore e, in particolare per i prodotti IGP, l'origine della materia prima principale. Nel testo adottato, come hanno riferito i promotori del nuovo regolamento, è stato possibile eliminare quelle falle del sistema che consentono di sfruttare indebitamente la reputazione delle indicazioni geografiche, come nel caso dell'aceto balsamico sloveno e cipriota o del Prosek made in Croazia. In particolare è stato chiarito come menzioni tradizionali come Prosek non possano essere registrate in quanto identiche o evocative di nomi di DOP o IGP. I prodotti beneficeranno di protezione anche online. Nel caso in cui vengano utilizzati come ingredienti, sarà invece necessaria un'autorizzazione scritta da parte dei rispettivi consorzi di tutela. Inoltre viene proposto di semplificare le norme per la registrazione e la modifica dei disciplinari di produzione. Con questo regolamento sarà possibile creare un testo unico europeo sulle produzioni di qualità che rafforzerà la protezione, la promozione e la sostenibilità delle indicazioni geografiche italiane. Tenere insieme tradizione e innovazione facendo crescere nelle aziende la consapevolezza dell'importanza di un passaggio generazionale ben pianificato e non limitato a un semplice atto notarile. Se ne è parlato nel corso di un convegno organizzato a Milano da Intesa San Paolo. Quella del passaggio generazionale è una strada per garantire tanto la preservazione della storia di un'impresa quanto la sua competitività per il futuro. Ma il 75% delle aziende non progetta a dovere questa fase. Oggi purtroppo tre quarti delle aziende vivono in maniera assolutamente occasionale il passaggio generazionale, non lo preparano e non lo pianificano, il 22% lo fa ma in maniera parziale, quindi solo il 3%, solo tre aziende su 100 ha una modalità di accesso a questa fase delicata aziendale strutturato ed efficace. Intesa San Paolo offre alle imprese un supporto specialistico e processi di formazione dedicati, oltre alla collaborazione con il programma Elite, l'ecosistema di Euronext, che aiuta PMI e giovani realtà imprenditoriali innovative a crescere. Ancora una volta, quindi, indispensabile mettere tutte le attenzioni del caso attraverso processi e supporti che anche Banca Intesa San Paolo può garantire proprio per stimolare, definire e supportare un'evoluzione del passaggio generazionale che diventa effettivamente accompagnamento generazionale. Abbiamo provato a editare questo termine e che quindi accompagni le aziende a valorizzare certamente le tradizioni ma a affacciarsi verso l'innovazione, verso gli sviluppi in maniera sempre più convinta. Il presidente dell'ABI Antonio Patuelli è convinto dell'esistenza di un'economia dinamica a Sud Italia grazie anche ai prestiti alle imprese. Adesso però l'idea, peraltro condivisa dalla maggior parte degli economisti, è trasformare l'Italia intera in un'unica grande ZES o 20 ZES, una per regione, senza escludere alcun territorio. Il rilancio parte proprio dalle misure garantite ai territori con tale denominazione.